E qui Tiziano Fodorov si è despegato, dodicesimo. Grande Fabio! Fabio! Ora gli arrivi. Vai Fabio! Senti, passa il senso atletica. Ancora il Cuccio, quindi si è despegato. Poi ancora la fratellanza Corri di Modena. E poi il Cuccio all'Ara Sergio. Poi Bernabei per la Cappi. Poi nell'ordine con Parma, Enza Ferrera, Enzo Fugo, Parma, Bologna. Per Antoni con la nuova maglia della Lolli, Orlando Pistolato, complimenti, ancora la Gabbi, Serena, poi via via l'arrivo di questi grandissimi protagonisti, un arrivo estremamente serrato, preghiamo di mantenere la posizione, di mantenersi in fila indiana, questa fila che inevitabilmente si assomma. Thank you.
ci sia la polizia, continua a peso. Ed ecco il secondo passaggio della categoria signore. Passaggio della gara, segno sempre Italia, Fernando Lua, poi Marco Baldini, Stefano Fini, grande Marco Fini, Candalesi, Santiani. Comunichiamo la classifica del settore amatori. Donne categoria A, prima classificata Franca Lolli della Capito di Bologna con 16,52 di tempo cronometrato, al secondo posto Bruna Sinicati della Polizia Sportiva della Politica Sassolese con 16,57, terzo posto Paola Lenzi della Coppa Nativa Ceramica Ivola, al quarto posto anche la Tripoli della Coppa Ceramica Ivola, al quinto posto per Marina Bernardi dell'Atletica Mattei Bologna, al sesto posto per Daniele Tacchini del DLS Capito di Bologna, al settimo posto Carla Costanti del Gele Fregati, dai Marino, al nono posto per Fiorenzo Pistolo della Gele Fregati Corteggi Bologna, al decimo posto Cristina Toni del Gele Fregati. Marco, Marco cerca di stare vicino, via via via, dai, vai con Bianco, dai Graziano, forza, dai, dai, sì, dai, dai Carlo, bravissimo, ciao Carlo. Qui che arrivo e del suo arrivo vittorioso è una conferma che l'atleta sta ritrovando la forma migliore, lo ha dimostrato nella seconda parte della gara stracciando veramente tutti, non me ne vogliono gli altri atleti. Roberto Butai e Sebastiano Previtera da Renda Cesena, e Previtera che la spunta, sono bravissimo, Cucchini del CUS Milano Bologna, al quinto Giuseppe Fambianchi del CUS Ferrara, al settimo posto va a concludere Massimiliano Ingrami della Fratellanza Core di Modena. Della CLF Gallo, vediamo che è il campionato del mondo.